Rientra l'allarme Covid nella scuola Moscati Maglione di Casoria. Ha riaperto oggi, dopo essere stato chiuso per mancanza di personale ATA, anche il plesso di Via Martiri di Otranto. L'emergenza, nata in seguito alla positività al Covid di un dipendente, è stata gestita, come ci spiega la dirigente, seguendo tutto l'iter previsto dalla legge. Sono sempre momenti un po' difficili, però volevo sottolineare che tutto questo è avvenuto, il caso Covid è avvenuto prima dell'inizio delle attività, quindi la persona coinvolta non ha mai frequentato la scuola quando c'erano già gli alunni. Alla Moscati Maglione, come in diverse scuole della provincia di Napoli, ancora nessuna traccia dei banchi monoposto, ma questo non ha impedito l'inizio delle lezioni. Abbiamo dovuto creare un layout di aule conformi al distanziamento e quindi tutta la segnaletica con il biposto ha comportato la necessità, per esempio, di allargare alcune aule. Diversi i problemi che esistevano già prima dell'emergenza legata al coronavirus, in cui la dirigente ha chiesto collaborazione con il comune e le altre istituzioni. La cura del verde, il trasporto pubblico, per esempio i pulmini scolastici che quest'anno non sono attivi, tutta una serie, diciamo, di difficoltà, ma in questo momento credo che forse la cosa che più ci preme è l'arrivo di questi banchi monoposto. Nella scuola, che è divisa in tre sedi, ospita quasi 900 alunni tra primaria e dell'infanzia, sono stati adottati tutti gli accorgimenti del caso. Termoscanner all'ingresso, obbligo di mascherina, registro per i visitatori esterni, distanziamento in classe all'entrata e all'uscita. Nonostante questo, ci sono però diversi genitori che hanno ancora paura a mandare i propri figli a scuola, soprattutto se molto piccoli. Da dirigente, cosa ha detto e cosa si sente di dire a questi genitori? Abbiamo lavorato veramente con gran cura per tutti i mesi, senza mollare mai un minuto. La scuola è pronta ad accogliere, però è importante che ci siano comportamenti corretti fuori e dentro la scuola. Capisco i timori delle mamme, è il timore di tutti, anche noi siamo genitori che vengono però qui al lavoro perché ci sentiamo al sicuro. Noi vi aspettiamo per iniziare e riniziare quest'anno nel migliore dei modi possibili.